Benvenuti alla Fly Dancing, il luogo dove anche gli adulti si ritrovano per esplorare la passione della danza. Scopri il mondo dei Caraibi con i nostri coinvolgenti corsi di ballo caraibico. Se sei un amante dell'hip hop, non perdere i nostri corsi che uniscono movimenti urbani e ritmo in un'esplosione di stile. Balla e brucia calorie con i nostri corsi di fitness che trasformano l'allenamento in una festa. Per chi cerca la grazia senza tempo, unisciti a noi per scoprire la bellezza eterna della danza classica. Fly Dancing, ti aspettiamo! Eccoci quindi arrivati in diretta con un'altra puntata di Warm Up. Ciao Stefano, come stai? Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Iniziamo subito con un super ospite, perché abbiamo l'onore di avere con noi Pierpaolo Marino. Buonasera, direttore. Buonasera, l'onore è tutto mio, buonasera. Buonasera, innanzitutto come sta? Che è da un po' che non la vediamo qua a Udine, quindi come sta? No, sto bene, sto molto bene e sono a Udine. Non mi vedete in giro perché probabilmente la casualità non favorisce l'incontro, ma giro tranquillamente per Udine. Bene, bene. Allora ha avuto modo di vedere un po' l'andamento in stagione dell'Udinese, che diciamo che questa stagione ha vissuto un po' di alti e di bassi, con qualche bella fiammata, magari contro le grandi squadre, e poi qualche risultato rivedibile, possiamo definirlo così. Che idea si è fatto lei dell'Udinese, dell'andamento dell'Udinese in questa stagione? Ma guardi, io sono un estimatore di questa squadra e seguo ora più da appassionato dell'Udinese che da professionista. E devo dire che in base all'esperienza che ho anche maturato in questi anni di carriera, stimando individualmente tutti i giocatori che compongono la rosa dell'Udinese, perché mi sembra una rosa ben attrezzata, che vale ben altra classifica che quella che ha attualmente, ritengo che la situazione che si è creata sia una questione legata alle motivazioni, al senso di appartenenza dei giocatori che probabilmente non hanno recepito abbastanza bene, non sanno probabilmente cosa significa vestire una maglia così importante, così storica. E questo probabilmente può essere alla base soprattutto dell'incredibile rendimento interno, dove invece, diciamo, negli ultimi campionati lo stadio Friuli era stato sempre un fortino, diciamo. Quindi io non ricordo nella mia carriera di aver avuto mai una squadra che ha fatto una sola vittoria in casa in quasi tutto il campionato. Quindi, credo che sia il problema non sia né tecnico né tattico, ma semplicemente di mentalità, perché diciamo che l'Udinese negli ultimi anni miei aveva sempre guardato più al decimo posto in È classifica vero. che alle ultime posizioni, tant'è che il Paron richiamava sempre l'attenzione di voler arrivare nella parte sinistra della classifica, no? E quindi forse questa mentalità di guardare avanti è rimasta fin troppo radicata anche nei nuovi e che non riescono a capire invece che si sono messi in una situazione di classifica antipatica e non consona all'Udinese, quindi in cui, diciamolo onestamente, devono capire che si rischia grosso. Buonasera direttore, le faccio anch'io una Buonasera. domanda. In questo momento è importante, no, anche l'apporto, no, della dirigenza, la vicinanza della società. Ecco, lei dalla sua lunga esperienza, come si riesce a dare una scossa oltre al mister, oltre al campo, anche dalla società? Come si può intervenire? Ma guardi, la proprietà,
sia nella persona del presidente Giampaolo Pozzo che di Gino Pozzo, sono persone molto esperte e navigate, quindi sanno tutte le metodologie per creare le tensioni adeguate. E c'è bisogno però che poi nella quotidianità del lavoro della squadra e del tecnico ci sia questo messaggio di senso di appartenenza, di capire gli obiettivi, di sapere per cosa si combatte, che il gruppo squadra deve recepire. Quindi è un problema legato proprio allo spogliatoio dell'Udinese, non è assolutamente un demerito di Cioffi, del tecnico, che anzi ha impostato bene la squadra, perché si possono muovere pochi appunti tecnici al lavoro di Cioffi. Il problema, se si perdono le partite o si pareggiano sempre agli ultimi secondi del recupero, nemmeno della partita stessa, e si sprecano, non so, 17-18 punti in un campionato così, questo è un segnale che qualcosa a livello di intensità della concentrazione non c'è, e quindi a volte si sbaglia al finale, a volte si sbaglia all'inizio della partita, e questo è un lavoro che si può fare solo nella quotidianità della squadra e nella comunicazione che la squadra deve ricevere e recepire dall'ambiente, dal contesto, che deve essere poi diffuso da tutti quelli che lavorano nel gruppo squadra. Ecco, passando appunto a Mr. Cioffi, lei l'ha sempre stimato, ha sempre ribadito la stima nei suoi confronti, e dal punto di vista tecnico sta facendo ovviamente un buon lavoro, conscio anche della situazione in cui si è ritrovato. Quello che volevo chiederle è cosa l'ha colpita lei fin dall'inizio di questo allenatore, cioè in cosa è diverso dagli altri? Ma guardi, io l'ho subito voluto nel momento in cui avevamo delle difficoltà con Gotti, perché mi aveva colpito molto nella gestione di quella gara Lazio-Udinese, mm-hmm. quando Gotti era affetto dal Covid, non poteva venire a Roma. Quella settimana mise in mostra tutte le sue doti tattiche, tecniche, caratteriali, che ci portarono poi, mi pare che quel giorno avevamo 5 o 6 assenze di titolari all'Olimpico, e riuscimmo a vincere 3-1, una partita veramente bellissima, dominata, e lì mi diede subito una sensazione di essere più un primo che un secondo, e quindi quando poi andammo in difficoltà non dubitammo nello sceglierlo, e non ebbe alcun dubbio. Poi ho lavorato molto proficuamente insieme, perché c'era piena sintonia su quelle che erano le metodiche, gli aspetti motivazionali da infondere alla squadra, e poi era come me uno che non mancava, è uno che non manca mai sul lavoro, cioè 24 ore su 24, se lui non doveva andare a casa non ci andava, e si rimaneva anche a lavorare nei giorni in cui gli altri facevano vacanza. Queste sono quelle attitudini e quelle dedizioni che sono importanti poi per raccogliere i frutti del proprio lavoro. Ma devo dire che con Sottil era stata la stessa cosa, perché comunque negli ultimi due campionati noi abbiamo fatto con Cioffi 48 punti e con Sottil 47, che visti dalla prospettiva di oggi sono dei campionati che forse nel momento in cui li vivevamo non li apprezzavamo così come si possono apprezzare oggi per quelle che sono le difficoltà di raccogliere poi i punti in Serie A. Sì, ecco direttore, tra l'altro l'anno scorso abbiamo cullato un po' tutti la possibilità di un ritorno in Europa, no? Insomma, che lei l'aveva già raggiunto. E quanto oggi invece l'Udinese rischia, secondo lei, di restare fino alla fine invischiata in questa lotta a salvezza, e quanto veramente può essere concreto
la possibilità di una retrocessione che a Udine non siamo abituati neanche a nominare. No, ma io sono convinto che l'Udinese si salverà, soprattutto se il gruppo squadra capirà qual è la mentalità da mettere in campo, quali sono le attitudini da seguire per lottare in una lotta e una guerra difficile come quella per non retrocedere. Spero che i giocatori ora la recepiscano e che sono convinto che si tireranno fuori con l'aiuto di un pubblico sempre straordinario che non ha fatto mai mancare il proprio apporto alla squadra. In questo forse sono stati più i giocatori a non rendersene conto, perché se c'è stato qualche errore di comunicazione che è venuto fuori ad esempio tra il pubblico e la squadra nella gara col Torino, per esempio, e io ne sono meravigliato di questo, perché col pubblico di Udine, con la passione che ha, è difficile non andare d'accordo e non essere in sintonia, perché te li trascini semplicemente dalla tua parte, perché è un pubblico appassionatissimo, quasi li senti come allo stadio, come presenti veramente nel cuore. Io questo fatto del che mi ha disturbato molto è questa mancanza dei risultati casalinghi, che sicuramente non è consona a quello che il pubblico friulano dà allo stadio. Quindi sono convinto che si tireranno fuori, questo, però ho i miei dubbi che si possa risolvere la pratica in breve tempo. Spero di sbagliarmi, ma le ultime tre partite di calendario somigliano un po' a un play-out, insomma. Spero che si tirino fuori prima, perché lì arrivare a quelle partite con una questione di vita o morte, dopo si rischia veramente tanto. Però io metto la mano sul fuoco che si salveranno, insomma, non voglio neanche pensarci a una cosa diversa, mi verrebbe veramente, mi si spaccherebbe il cuore, ma lo dico veramente con sincerità, non voglio neanche pensarci. No, non ci vogliamo pensare neanche noi. Siccome ci avviciniamo alla conclusione, intanto già la ringrazio per il tempo che ci ha concesso. Due domande veloci. La prima ovviamente è su un giocatore che secondo noi può dare ancora molto a questa squadra, in generale può mostrare ancora molto del suo talento, che è Lazar Samardžić. A che punto della sua crescita come giocatore è arrivato, secondo lei? È arrivato, secondo me, al punto focale della sua crescita. Le sue potenzialità oggi sono pronte per essere espresse al massimo e ha bisogno di continuità. E chiaramente un campionato così difficile, così duro da un punto di vista della classifica per l'Udinese, non agevola questo suo lancio definitivo. Però secondo me è un giocatore pronto per un'esplosione. Spero che avvenga con definitiva e totale, perché per ora abbiamo avuto solo degli sprazzi di enorme luminosità, ma non la continuità, per intenderci, di altri campioni che hanno vestito la maglia dell'Udinese. Quindi l'abbiamo potuto apprezzare a sprazzi. Secondo me un campionato come quelli precedenti poteva, da un punto di vista di serenità, di classifica, poteva favorire definitivamente la sua affermazione. Il fatto che un giocatore così tecnico debba giocarsi le sue chance di affermazione totale e definitiva in una squadra che ha questi problemi diventa più difficile, chiaramente. Sì, ecco, per chiudere, direttore, lei evoca nei tifosi tanti bei ricordi, insomma il legame e l'affetto anche con la tifoseria è rimasto sempre intatto. Le chiedo queste due cosine: qual è il ricordo più bello che lei si porta via di tutti questi suoi anni in bianco nero, e cosa le darà al futuro ancora? Perché molti si chiedono cosa c'è nel suo futuro, tanti tifosi insomma la rivorrebbero in qualche società, magari a Udine, chi lo sa. Ecco, queste due cose, poi la saluto. Bene, che per me l'esperienza con l'Udinese è stata bellissima, il terzo posto con Zaccheroni, ma
soprattutto quella partita epica di Leverkusen quando battemmo il Bayer Leverkusen dei vari Ballack, Emerson, e lì fu veramente una nottata indimenticabile, e il ritorno a Udine alle 3 del mattino con l'aeroporto di Trieste stracolmo di tifosi dell'Udinese che festeggiavano, con che aspettavano la squadra, tra Spari addirittura di Mortaretti all'aeroporto, fu una cosa che ricordava più i rientri delle squadre del sud da cui io provengo che non una squadra del nord, e quindi quel calore, quella nottata forse sono state proprio il culmine dell'epopea di quella udinese. E poi naturalmente ricordo negli ultimi anni delle partite storiche, pure come quella con l'Inter dell'anno scorso, e la vittoria con la Juventus con il gol di Fofana al 90esimo. Veramente ho tanti ricordi veramente eccezionali. Per quanto riguarda le prospettive di lavoro, io mi aggiorno, ora ho la possibilità anche di collaborare con qualche università per trasferire le mie esperienze ai frequentatori dei vari master del dirigente di calcio. Collaboro con 3 università e naturalmente devo scegliere bene quello che può essere il futuro, perché ho ancora tanta energia, tanta passione. E naturalmente non nascondo che io amo questa terra, ci vivo, e naturalmente l'Udinese è sempre nei miei sogni, nella mia, diciamo così, nel mio pieno affetto, quindi non cercare avventure fuori non è che sia molto propenso ancora. Certo, ho rinunciato già a un paio di situazioni che mi sono state prospettate, una era anche di Serie A, però non ho fretta di decidere, quindi oltretutto sono a un punto della carriera dove guardo ancora avanti, però so pure che c'è un ricambio generazionale, quindi bisogna trovare le condizioni di stima, di fiducia idonee per esprimere il proprio lavoro. E quindi, come dicevo poc'anzi, seguirò comunque con molta passione e da tifoso l'Udinese, perché poi mi sento uno di loro, con quelli della Curva Nord che sono stati sempre al mio fianco, con tutta la tifoseria dell'Udinese che mi ha sempre fatto sentire una stima e un affetto che io ricambio assolutamente. Allora, con questo bellissimo messaggio, noi l'aspettiamo allo stadio quando ha voglia, per venire a vedere tutti assieme la partita dell'Udinese e festeggiare assieme ai tifosi che coi commenti non finiscono mai di ringraziarla e la ricordano veramente con tanto piacere. Direttore, è stato veramente un piacere aver fatto 2 chiacchiere con lei, la ringraziamo per la disponibilità e intanto le auguriamo una buona serata. Grazie lui, direttore, grazie. Buon lavoro e un abbraccio affettuoso a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie mille, direttore. Arrivederci. Eccoci, quindi siamo partiti col botto, abbiamo dovuto fare questa sorpresa, no? Ecco, adesso parlo io perché un po', cioè, non perché devo dire qualcosa di clamoroso, ma per dire, perché volevamo fare un po', abbiamo visto un po' che gli umori non erano al 100%, anche per la sconfitta contro l'Inter, che giustamente per il modo in cui è venuta ha lasciato un po' di strascichi, ha lasciato un po' di malumore. Abbiamo detto, allora, chi meglio dell'ex direttore, perché fino all'anno scorso era con noi a vivere sul campo, adesso vive da tifoso, come ha raccontato bene lui, ma a vivere sul campo gioie e dolori dell'Udinese. Allora, chi meglio di Pierpaolo Marino rappresenta, insomma, bei la ricordi, nostra storia e anche bei ricordi. Io credo che, insomma, nella storia bianconera, se quando tu pensi a un direttore sportivo generale, insomma, ti viene in mente Pierpaolo Marino, per quello che ha dato, per le competenze. E io mi auguro che, come ha detto lui, chissà che queste strade
si rincrocino, un domani io so benissimo della stima che anche la famiglia Pozzo nutre in lui, ed è reciproca, come ce l'ha detto, di un marino, insomma, in qualsiasi società di calcio c'è sempre bisogno. Ecco. Non serve ripetere, rievocare tutti i traguardi e insomma i successi che ho ottenuto anche qui a Udine, quindi basti pensare che ancora oggi, che era nel suo anno sabbatico, se possiamo definirlo così, ha ricevuto offerte anche da squadre di Serie A, che non è difficile capire di quale squadra stesse parlando, vedendo un po' come è andata la stagione in Serie A. Detto questo, comunque, è stato un bel inserimento per parlare comunque di Udinese-Roma, perché abbiamo toccato dei temi che poi andremo a affrontare durante la puntata. Il primo, secondo me, è un po' il problema tecnico, no, quello che abbiamo sempre detto, no, come questo rendimento, cos'è trasferta, ma allora i giocatori, ma allora cioè, qual è il problema di questo Udinese? E secondo me lui ha avuto un po' ci ha dato una grande mano nel cercare di capire questa cosa, dicendo che ovviamente bisogna anche capire che è cambiato un po' il contesto rispetto magari agli anni scorsi, perché gli anni scorsi venivano disdegnati magari i campionati con 47 punti, che adesso con 47 punti ti giochi l'accesso in conference praticamente. Però faccio una provocazione, Ale. Vai. Cioè, forte, una provocazione vai. Forte. Però ti ma dico, partiamo bene, vai. Sì, guarda, facevo proprio i conti l'altro giorno a TV12, si facevano sì. I conti, si diceva, l'Udinese quanti cavolo di punti ha perso negli ultimi 10 minuti? Sono 17, sono tantissimi, e soprattutto sono punti persi quando partivamo da una situazione di vittoria anche, no? E quindi io dico, ti faccio una non provocazione. Ti dico che siano 17 i punti da trovare, che dovresti avere in più, ma facciamone metà, 8-9 punti in più potevi tranquillamente averli. Lecce, Verona, Atalanta, partite, la Fiorentina a Firenze, il Torino a Torino, quindi sono state troppe partite, ma anche contro il Milan potevi portare a casa almeno un punto, cioè sono state veramente veramente troppe le partite. Anche l'Inter l'altro giorno, se tu pensi, cedi all'ultimo assalto, l'ultima azione, e quindi dico questa provocazione, ma veramente questa squadra è così scarsa come la classifica direbbe? O con un pizzico di testa in più, con un pizzico di concentrazione nei momenti clou, con un pizzico anche di fortuna, perché componente fortuna ci si mette sempre, tiro di Lautaro invece che prendere il palo interno, prendere il palo esterno, questione di qualche centimetro. Poi, vero che Christensen non ha seguito, vero che sulla quella seconda palla ci arriva prima Frattesi, noi ci arriviamo dopo, però anche, ci sono stati anche tanti episodi sfavorevoli nella nostra stagione. Però ecco, questo ti dico, l'Udinese avrebbe potuto fare un altro campionato, non ti dico lottare per la Conference League, ma sicuramente stare assieme a Genoa, Monza, con quella comfort zone lì, con quei famosi 17 punti saresti sopra il Torino in classifica. Però ovviamente come dici tu, troppi, cioè erano veramente troppi, però ipotizzando 8 l'Udinese sarebbe già salva. Cioè, in questo momento saremmo qui a parlare, ok, 6A più 8 sul Sassuolo, te la puoi tranquillamente gestire, basta gestire il vantaggio. Cioè, un po' come il Genoa, basta gestire il vantaggio e non perderle tutte qui alla fine. Purtroppo con i 6 con Eman non si va da nessuna parte. No, con i 6 con Eman non si va da nessuna parte. Hai ragione, questa provocazione, secondo me, rispecchia perfettamente anche un po' quello che diceva prima il direttore, dicendo che in pratica sono giocatori che non hanno capito che devono lottare per la salvezza. Sì. Cioè, questo un po', no, quello che il messaggio che è venuto fuori. Io guarda, quello che ho detto fin dal principio di questa stagione è la gestione dei momenti, cioè l'importanza di capire che all'interno di una partita non tutti i momenti sono uguali. Ci sono certi momenti in cui l'attenzione deve essere massima. Ti dico, tornando a Inter, la partita con l'Inter, vai hai la fortuna, perché lì ci abbiamo avuto un po' di fortuna, certo, ma per una volta andare al riposo in vantaggio, rientri dagli spogliatoi, sai che quando rientri in campo dagli spogliatoi sono quei minuti, no? Cosa ne esce? La solita pausa mentale che ti porta a Christensen che non esce, quindi tiene la linea molto bassa, Okoye che è costretto a fare un azzardo su Thuram,
e c'è rigore, se tu qua capisci che quei momenti lì non puoi dare il 100%, perché con l'Inter non basta, cioè bisogna dare 200% in termini di attenzione, di mentalità, secondo me il risultato può essere diverso, ma non in questa partita, ma in tante. L'Udinese ha gestito malissimo certi momenti singoli, e sono tanti anche gli errori orrori individuali. Cioè, l'altro giorno noi guardiamo sui gol, sono il primo soprattutto, se Christensen alza la difesa e non resta addormentato a metà lì, è fuori gioco. Thuram è praticamente completamente fuori dal gioco. Stessa cosa su la palla, l'azione da cui nasce il 2-1 dell'Inter. Abbiamo un possesso noi che non lo sappiamo gestire al 94esimo. Sono dettagli. Io questo mi chiedo, sono allenabili questi dettagli? Perché il rigore di Cabasele o il palleggio in area Bosele contro Sassuolo, come li alleni? Cioè, io penso che un giocatore di Serie A da solo sappia che quella cosa lì non si può fare. No, hai detto tutto tu. E infatti, secondo me, è un po' il discorso che si faceva quando si parlava dei meriti e dei demeriti di Cioffi, per esempio. Alla fine, se poi andiamo a vedere i punti persi, ok, molte cose, c'è la mano dell'allenatore, come li fai scendere in campo, la voglia con cui li fai scendere in campo, l'atteggiamento, l'approccio alla partita, la concentrazione. Però poi se vedi che tutti i punti persi, come hai detto tu, sono stati persi per errori individuali, allora dici quali sono allenabili e quali no. Perché ovviamente se andiamo a vedere per esempio la linea alta, eccetera, oppure la linea di fisica che scivola, no? da esterno a esterno, e magari non c'è stata la copertura adeguata, allora tutte quelle robe lì sono allenabili. Ma uno che prende e comincia magari a palleggiare in area di rigore, quella roba lì... Sì, non la puoi allenare, quindi dai. Lì bisogna anche capire anche un po' i demeriti e i meriti dell'allenatore, però ovviamente l'allenatore è l'unico che ci può intervenire, perché ci sta a dire ok, certe cose non sono allenabili, d'altra parte però è l'unico che può fare qualcosa in questo momento, ma in questo momento dico perché siamo al 12 aprile, quindi mercato ormai è chiuso, non è che diciamo posso comprare 6 giocatori, cambio metà squadra titolare. No, ormai il mercato è finito, quindi intervenire dall'alto non si può. Quelli hai, quelli ti tieni da qui alla fine. Benissimo. Cambiare allenatore adesso non credo sia una cosa, almeno io non lo farei mai, ok? Perché ma non credo sia... Non c'è al momento l'idea di farlo, però non lo farei mai nemmeno io, perché è una cosa che non ha senso, perché stiamo parlando di 7 gare alla fine e cambiare... Poi con quelli che avanzano, perché va anche detto quello, non porterebbe tanti benefici. Faccio un esempio, la Salernitana ha cambiato 4, stava pensando di richiamare Inzaghi addirittura prima di prendere Colantuono, perché Inzaghi era quello che aveva fatto. È troppo tardi per un allenatore per incidere, no? Ma ti faccio un altro esempio, guarda il Napoli. Quando cambi troppo è peggio, perché gli allenatori bisogna dare anche il tempo di intervenire, poi magari con pregi e difetti che hanno. E quindi è chiaro che è l'unico che può intervenire in questo momento. Non si può intervenire cambiando i giocatori, non si può intervenire cambiando l'allenatore, almeno non si dovrebbe secondo me, e l'unica cosa che si può fare è provare a cambiare qualcosa in campo, no? È l'unica cosa che si può fare, un intervento in campo, ed è quello che un po' stiamo vedendo, no? È un po' siamo quello passati che... in un mascherato ma comunque presente cambio di modulo. Sì. Se proprio vogliamo dirla tutta, sì, perché quello visto con l'Inter, allora, premessa, al di là del risultato, a me è piaciuta una cosa, coraggio, no? Il coraggio di mettere i palleggiatori in campo, no? Lui ha detto, io provo, metto tutta la qualità possibile con in campo, tanto sono senza Lucca, quindi non è che posso fare altro, cioè non è che ho una punta, e poi affronteremo anche il tema di il vice Lucca che non c'è mai stato, non ho una punta e tutto, provo a mettere più palleggiatori in campo possibile, metto Zarraga così posso anche lasciare un po' più libero Samardzic che non deve fare il mediano ma può giocare un po' più avanti e dar più aiuto a Toven e Pereira e vediamo come va. Quindi da quel punto di vista io ho apprezzato molto sta cosa, ed è una cosa che avevamo già mezzo intravisto col Padova in amichevole, abbiamo visto un po' con l'Inter, e allora come dicevi molto bene tu, c'è
questo legge, questa evoluzione, definiamola, questa evoluzione del 3-5-2. Non possiamo dire di 3-4-3 perché non è un 3-4-3 naturale, ma è un'evoluzione del 3-5-2. Che cosa porta? Cosa comporta? Comporta ad avere due trequartisti o due centrocampisti più offensivi, Pereira e Samardžić, dietro alla prima punta, e due mediani più fermi, più statici, che sono Zarraga e Wallace. Di tutto questo, l'unica cosa che mi convince un po' meno, mi ha convinto un po' meno contro l'Inter, è Wallace, paradossalmente. Wallace non è stato abituato in questi anni a fare centrocampista 2, e l'altro giorno l'ho visto preso, l'ho preso nel mezzo, l'ho visto in difficoltà, ti dico la verità. Boh, aveva contro, mi permetto di dire, uno dei migliori centrocampi d'Europa. Sicuramente il miglior centrocampo della Serie A. Però ti dico, se devo fare un ragionamento, l'unico che non mi è piaciuto moltissimo lì è Wallace, che però deve abituarsi velocemente a fare 5 metri a destra e 5 metri a sinistra in più, perché c'è più spazio da coprire, perché lì adesso sono in due, non in tre. Vedo, infatti, qui chiede Eros. Si può giocare senza Wallace? Io credo che in questo momento non puoi giocare senza Wallace se l'idea è fare questo mascherato 3-4-3, perché con Zarraga in campo e Lovric indisponibile, tu non hai un giocatore che possa fare il mediano. Propone Pagero. Perché Pagero è una mezzala moderna di fisico che sa recuperare il pallone, ma molto box to box, no? Uso questo termine preso dalla Premier, cioè un centrocampista che a cui piace molto anche inserirsi in attacco e fare le due fasi. Statico lì davanti alla difesa, non so se hai tempi e i ritmi per farlo. È ovvio che se tu avessi avuto Lovric, potevi pensare anche a un centrocampo senza Wallace, con Lovric e Zarraga in mediana, che Lovric ha dimostrato nella sua carriera di poter fare anche il mediano davanti alla difesa. Al momento però con Pagero non riesco a ragionarlo così, perché Pagero è molto più offensivo ed ha questa propensione alla spinta. Altri centrocampisti che giocano lì davanti alla difesa non ce ne sono, perché c'era Camara, che è stato ceduto, che poteva avere quelle caratteristiche lì, e altri non ce li aveva, te lo dico io. Non lo so, no, quel stato poco comprato per avere quelle caratteristiche lì. Pejčić, ragazzi, noi andiamo a vederlo sempre in primavera, ci parliamo spesso con lui e di lui, è un giocatore fortissimo, tenete conto che ha un anno meno di Pafundi, che è molto giovane, e che, come ha detto anche Mr. Bubnić, sta crescendo e deve crescere ancora. No, cioè, bisogna dargli tempo. Non possiamo gettarlo nella mischia pensando che possa essere la risoluzione di tutti i problemi. Rischiamo di rovinare il giocatore, che è veramente un ragazzo di estremo talento. Può venire in panchina, può giocare 5 minuti? Sì, questo sì, 10 minuti, anche un quarto d'ora. Sì, ma non adesso il titolare ancora. Ma non può essere il titolare, perché si sta adesso prendendo bene in mano la primavera, che è una categoria che sappiamo essere molto ancora lontana a Serie A. Quindi Pejčić è fortissimo, può rappresentare il futuro, ha sicuramente tutte le caratteristiche, le qualità per diventare un grande calciatore di Serie A, ma non gli va dato tempo, ecco. Sì, gli va dato tempo, tutto il discorso che hai fatto è molto giusto, io penso che al momento Wallace sia adatto proprio perché così puoi far giocare Zarraga. Perché un po' il difetto di Zarraga è che è un ottimo palleggiatore, un giocatore con tanta tecnica, è uno dei pochi che sa giocare a due tocchi in questa squadra, però ovviamente lo vedi in campo per struttura fisica, è un mediano di costruzione, quell'altro è un mediano di distruzione. E allora se li unisci hai entrambe le cose, chi ti copre, chi ti crea, no? Chi ti fa la fase difensiva e chi dopo inizia quella offensiva. Quindi è chiaro che per questo motivo, per avere Zarraga in campo come mezzala, secondo me è fondamentale avere un giocatore come Wallace, e di conseguenza c'è un altro vantaggio, che così facendo Samardžić parte da destra, più avanti. Parte più avanti e parte da destra, che è stata un po' la cosa che
gli abbiamo un po' chiesto a Cioffi nel corso dei mesi, quando da il Torino, il Toro a Torino, quindi 23 dicembre 2023, decise di mettere Samuel mezzo a sinistra e poi lo cominciò a far giocare sempre di là, dicendo, ma perché gli abbiamo chiesto? Perché, scusa, se è un mancino che ogni volta che rientra si accentra il campo, è l'unico che può creare, che può calciare, che può fare un asset, perché farlo mettere a sinistra, che è limitato? E mi ha detto, perché a destra lo stavano capendo. Giustissimo. Poi alla fine vedo con l'Inter il gol. Ok, è stato un gol fortunoso, ma chi ha creato? Comunque, partendo da dove? Da destra si accentra e calcia, perché come io direi Ale, andiamo a vedere un attimo la nostra formazione a questo punto, oggi invertiamo un po' la scaletta, perché poi andiamo anche a Roma, quindi formazione che secondo me, come hai messa bene tu, non cambia molto, non andrà a cambiare granché. Penso sia una conferma di quello visto con l'Inter. Salvo ovviamente di Luca. Salvo i cambi per io nutro un dubbio, che si chiama Christensen, cioè è un giocatore che sì, ha potenziale, ma ha delle pause letali anche con l'Inter, so che Perez lì a destra fa molto bene, si è visto anche contro l'Inter, ha fatto una partita importante, però io lo risposterei di là. Se proprio non vuoi far giocare Giannetti, metto Ferreira. Christensen non mi dà le garanzie, altrimenti io sono molto filo Giannetti, anche se è più centrale che braccetto di sinistra, per esperienza, garra, perché comunque è un giocatore anche di un'età più matura. In partite così delicate ci metto dentro Lautaro Giannetti. Dipenderà molto da come giocherà la Roma, perché la Roma viene da ovviamente l'assenza, cioè la fatica di Coppa, e quindi probabilmente Dybala potrebbe non giocare o partire dalla panchina, quindi in vista ovviamente del ritorno di giovedì prossimo. Quindi è chiaro che anche lì Lukaku se lo prenderà Biol e fin lì ci siamo tutti. Probabilmente dovrebbe giocare e Shaarawy, che se lo prenderà Perez, e Christensen Dybala diventa uno scontro brutto, complicato, però diciamo che in questo momento penso che sempre per la questione di equilibrio, che Christensen è quello che ha giocato di più come a piedi invertito eccetera eccetera, al momento penso gli dia, io anch'io metterei un giocatore come Giannetti, anche se mi fa pensare che se non l'ha più messo a quando è entrato Bios, vede che lì a sinistra non l'ha convinto per niente, quindi di conseguenza le scelte rimangono come hai detto tu, o Christensen o spostare Perez per mettere Ferreira. È chiaro che Ferreira, secondo me, delle tre opzioni che abbiamo detto, anche se secondo me giocherà Christensen, è quella migliore al momento, perché se Giannetti non ti convince, tu metti Ferreira a destra e Zibue, praticamente due esterni che giocano sulla stessa fascia, ma una volta sale uno, una volta sale l'altro, in pratica non salgono entrambi, sennò nessuno torna. Detto questo, il resto della formazione, come abbiamo detto, è sempre più o meno quella, con Zarraga che ormai ha preso il posto, Samuel ci è ritornato a destra. È chiaro che non si dice più dove Ferreira gioca dietro Luca. E qui arriviamo al grande altro tema: come mettere Tuku, io ci ho parlato di questo con Mr. Cioffi e insomma siamo arrivati più o meno tutti e due alla stessa risposta. Il Tuku in questo momento soprattutto non ha la gamba e la brillantezza per fare l'esterno, soffre molto quando fa l'esterno, e anche perché viene da una stagione un po' di acciacchi, no? È un periodo non brillantissimo. E il Tuku è importantissimo quando riesce a inventarsi qualcosa sul tre quarti di campo, no? Quindi la brillantezza del Tuku, con lo spunto che ha, sfruttarlo nella parte più vicina alla porta possibile, quindi tenendo poi presente che questo 3-5-2 si evolve in un 3-4-3, è giusto che Pereira stia di supporto a Luca inizialmente, così che poi si vada ad allargare sulla sinistra per riaccentrarsi sul piede forte. Quindi condivido la scelta, diciamo sì, più vicino, un po' come Samaj, no? Più vicino Pereira alla parte degli ultimi 25 metri, più risultato riesce a ottenere, perché comunque sono quelli i giocatori che devono fare la differenza lì davanti. Sì, già anche Pereira ormai è arrivato a un'età, perché è inutile che ce lo nascondiamo, a un'età, e quindi meno campo gli fai fare, più efficiente è. E infatti il miglior Pereira di quest'anno l'abbiamo visto, ahimè, quando Toven faceva panchina, dietro Luca nel periodo del Cioffi bis, ecco, l'iniziale, no? Col Monza, il gol al Milan su rigore, e poi fino ad arrivare fino al Sassuolo, ecco, quella partita lì dove fece tra l'altro gol sia Luca che Pereira,
fu quel mesetto e mezzo lì in cui Pereira era effettivamente l'arma in più dell'Udinese, perché ovviamente gli togli tutta la fase difensiva, perché giustamente non gliela togli, di conseguenza è più lucido in attacco e può fare la differenza. Questi sono un po' gli uomini, perché di meglio non abbiamo, ma perché tutti ci sono tanti assenti, come abbiamo ricordato, Lovric e Toven non ci saranno, piccola parte, piccola parentesi sulle loro condizioni. Insomma. Tornano a maggio, perché perdono sicuramente tre partite. Se tornano a maggio, perché bisogna un attimo capire. Tornano, ma prima di Napoli non se ne parla nemmeno, a meno di miracoli. Quindi hanno avuto due infortuni. Si pensava prima che Lovris fosse molto più grave di Toven, invece sono due infortuni abbastanza equiparabili. Cioè Toven è un po' più grave di quanto sembra. Lovric è un po' meno grave di quanto sembra, si va su almeno 3 settimane per tutti e due. La speranza dello staff è quella di recuperarli per Napoli, per il Napoli, perché verranno Napoli, qua sì. a giocare. E a proposito di infortunati, poi ci chiede Filippo, no? E Brenner e Davis, altro grande paresi. E qua ci aggiungiamo all'altro tema che dopo affrontiamo veloce prima di andare avanti. Brenner quanti minuti ha? Brenner purtroppo non sta male. No, Brenner purtroppo, perché penso che l'influenza sia superata. Il problema del papà, lui comunque è andato in Brasile per quello, non è un problema fisico ma è un problema familiare. Io credo che comunque possa avere mezz'ora nelle gambe. Sì, allora è chiaro che con l'Inter non è stato impiegato, perché è arrivato il giorno prima della partita a Udine e non aveva fatto nella settimana non aveva fatto neanche un allenamento, quindi è chiaro che è stato preso la decisione di aspetta che non facciamolo giocare perché non è pronto, no? E quindi da quel punto di vista purtroppo non c'è stato con l'Inter per problemi di causa maggiore, definiamoli così, che ovviamente speriamo che si siano tutti risolti, però con la Roma dovrebbe tornare tranquillamente tra i convocati. Davis invece è una situazione un po' più particolare, io penso che non possiamo pensare che sia un valore aggiunto per questo rush finale, ecco, io penso che ormai la sua stagione sia stata purtroppo segnata dagli infortuni e da qui in avanti andrà sempre così, cioè nel senso magari rientra a disposizione per una, gioca quei 5-10 minuti, però non acquisirà mai il ritmo partita per giocare titolare le ultime 5 partite. Ormai questa è stata purtroppo la sua stagione, martoriata dagli infortuni, quindi dovremo abituarci, come ci siamo abituati dall'inizio stagione, a farne a meno. Discorso particolare che fa Fabio, molto interessante, è quello di Zemura piede invertito al posto di Zibue. Perché? Perché ovviamente adesso c'è il problema che se il Tucu lo porti avanti, chi gioca a destra? C'hai Boselli, Ferreira, Zibue o Zemura in teoria doveva giocare a sinistra, ma il Camara sta facendo talmente bene che in questo momento... Scudiamo Zemura che appena invertito non credo lo metta. No. Zemura, io ho un'idea per Zemura, che però si può realizzare solo se si ritorna al vecchio 3-5-2, che è matta. Mezzala sinistra. Dai. Calcio. Per il momento che non ci serve. Però questo è proprio, lo provi in estate con gli amichevoli, non sì, lo provi sì, adesso no. Ovviamente era una cosa futura, no. Però dicevi sulla destra, quindi sulla destra sì, non vedo bene né Zibue né Boselli, neanch'io più di tanto. Ferreira abbiamo visto fare a qualità, sputo palla al piede, anche velocità, ma al meglio l'ha fatto più da braccetto che da esterno, no? Quando viene messo esterno non è mai riuscito, no, a convincere più di tanto. Potrà, ecco, secondo me, vincere il ballottaggio Zibue, anche se ti dico preferirei qualcosa di diverso. Una cosa è certa, abbiamo parlato... Io direi di andare a Roma intanto, piccola sosta Ale, perché non perdiamo questo collegamento con Roma, piccola sosta, piccola pausa e poi torniamo qui con un collega da Roma per vedere come sta la Roma, che sta benissimo purtroppo per noi. Quindi sosta e poi torniamo. Vida Automobili, da 80 anni, punto di riferimento nel mercato dell'auto regionale. Ti attende nelle sue sedi di Latisana, Codroipo e Porto Gruaro. Da Vida troverai un vasto assortimento di auto nuove a chilometro zero. Auto aziendali di tutti i marchi con chilometri certificati e 24 mesi di garanzia europea. Vida Automobili. Fidati. Collega, qua c'è Stefano. Adesso ti...
Sì, torniamo in diretta e torniamo con il nostro ospite. Io direi andiamo a Roma, sì, perché in collegamento abbiamo l'amico Gabriele Fasandi, il romanista. Ciao Gabriele, come stai? Ciao, buon pomeriggio. Hai finito bene di festeggiare? Ma guarda, festeggiare sicuramente, perché la vittoria di ieri è un po' antistorica, no, per la storia della Roma. Però sicuramente coi piedi per terra, perché il Milan è un avversario tosto anche al ritorno. E poi Daniele De Rossi, lo nomino subito così a scanso di equivoci, ci sta insegnando stranamente, insomma, perché ha vissuto tanto in questa piazza, ovviamente da giocatore, a pensare partita per partita e a non montarsi troppo la testa. Fa uno sforzo incredibile da quando è arrivato sulla panchina della Roma per cercare di tenere, tra virgolette, un po' calma la piazza. Diciamo anche Mourinho lo faceva, però fatto da De Rossi, romano de Roma, come diciamo noi, e soprattutto conoscitore, forse tra i maggiori conoscitori della piazza romana, fa un certo effetto sentire di procedere grado per grado, insomma. Sì, e mi ha fatto un po', ecco, mi ha preoccupato ancora di più le parole ieri di De Rossi nel post partita, che ha detto guai ad abbassare l'attenzione, se non dovessi avere quelle risposte che mi aspetto contro l'Udinese, allora sì che non saremmo cresciuti. Ecco, che Roma ci dobbiamo aspettare qui a Udine? Perché noi abbiamo bisogno di punti. Però la Roma ha altrettanto, perché vede la Champions League adesso all'orizzonte. Sì. Guarda, io credo che per forza di cose ci saranno diversi cambi. Mi aspetto una Roma completamente diversa negli uomini, perché comunque la partita di ieri è stata molto dispendiosa. Non so chi di voi l'ha vista, ma insomma è stata una partita veramente tosta dal punto di vista fisico. La Roma ha fatto un partitone, ma per farlo ha dovuto veramente spremere ogni risorsa. Abbiamo visto a un certo punto anche Mancini quasi litigare da distanza con l'allenatore per far fare qualche cambio, perché insomma alcuni giocatori della Roma sono sempre in condizioni un pochino precarie, hanno dato tutto. Quindi partiamo dai cambi, me ne aspetto tanti, perché De Rossi è un po' costretto, ma come sono un po' costretti tutti gli allenatori delle grandi squadre a cambiare. È chiaro che, questo lo dico insomma a beneficio dei tifosi dell'Udinese, quando la Roma cambia tanto e quando abbassa la qualità è una squadra molto molto più normale. Cioè ieri si è vista la squadra che probabilmente per De Rossi negli uomini è titolare, fatta eccezione per Ndicka, che tornerà per via della squalifica in Europa League, tornerà titolare appunto proprio perché non ha giocato. La Roma di ieri è una Roma pressoché titolare. Quella che vedremo con l'Udinese io penso che sarà molto diversa, perché ci sono dei giocatori che devono riposare, c'è Dybala che deve riposare, c'è sicuramente il Shaarawy che era spremuto, e sappiamo quanto può essere importante il suo apporto nella partita anche di giovedì prossimo con il Milan. Mi aspetto, non ho notizie particolari, però mi aspetto anche un po' di riposo per Lukaku. Non so cosa si potrà inventare De Rossi, se addirittura partire con Tammy Abraham titolare, che qualche dubbio te lo lascia, perché è un giocatore che torna da un lungo infortunio, quindi il rischio che insomma possa essere affidato solo a lui l'attacco, non so quanto poi se lo possa accollare Daniele De Rossi. Per il resto ci saranno dei cambi sicuramente sulle corsie esterne, ha recuperato un po' di giocatori, ha recuperato Christensen, che manca da un lungo periodo, da Monza, e sicuramente ecco, non voglio dire che i tifosi udinese devono stare più tranquilli, perché arriverà una Roma. Noi ci stiamo facendo tutti i gesti. Lo so. Perché... No, ma fate bene, ma guarda, ti dico, hai detto bene delle parole, Stefano, perché le parole di De Rossi sono state molto chiare. Lui non vuole un'altra Lecce. A Lecce, tanto per beneficio degli ascoltatori, a Lecce la Roma va con un buon turnover in vista del periodo diciamo tosto che iniziava con la Lazio, e la Roma spicca un po' la partita, perché quando si abbassa la qualità, quando si perdono dei punti di riferimento importantissimi, che sono fondamentalmente Dybala e Pellegrini, la Roma non è la Roma, è una squadra molto meno forte. È un po' quello che diceva Mourinho: se abbassi la qualità
questa squadra un po' si perde. Però De Rossi ci ha spiegato che vuole, da parte dei giocatori cosiddetti, passano il termine, seconde linee, che in una grande squadra in teoria non dovrebbero essere seconde, ma sicuramente lo sono, perché lo sono nel Milan, lo sono nell'Inter, lo sono nella Juve. E quindi da queste seconde linee non vuole vedere quell'atteggiamento di Lecce, dove a un certo punto il Lecce, se nel primo tempo avesse segnato 3 gol, non avrebbe rubato nulla. Quindi in questo senso preoccupazione, secondo me, per i tifosi dell'Udinese, ma al tempo stesso un po' di maggiore tranquillità a non vedere magari in campo dei giocatori che per la Roma sono oro colato, come magari Dybala. Ecco, forse ti dico, Pellegrini, Dybala, Paredes, tutti e tre fuori, non me li aspetto. Magari uno sì, magari gestione, quindi minutaggio centellinato, però insomma sarà una Roma diversa, e questo è quello che secondo me l'Udinese deve sfruttare. Ecco, Gabriele, abbiamo parlato del vostro Christensen, parliamo un attimo del nostro Christensen, perché prima, mentre aspettavamo il tuo collegamento, abbiamo parlato un po' del punto debole principale di questo Udinese, che è un po' il braccetto di sinistra in difesa, perché non essendoci nessuno col piede mancino, giocano tutti a piede invertito. Infatti Christensen, per esempio, ha avuto un po' di fatica quest'anno, e ci immaginavamo un po' lo scontro con un eventuale Dybala, se partiva dal primo minuto, se partirà dal primo minuto contro la Roma, però eventualmente c'è l'ipotesi Baldanzi, no? Ecco, allora, visto dalle tue parole mi ipotizzo che sia dei tre che dicevi tu, Paredes, Pellegrini e Dybala, sicuramente Dybala è uno dei due che riposerà. Come cambia il modo di giocare della Roma con Baldanzi al posto di Dybala? Cioè, il nostro Christensen vivrà una nottata più tranquilla o no? Questo un po'. Sicuramente sì, perché secondo me Dybala e Baldanzi ancora non possono stare nella stessa frase. Ovviamente. Però ti dico, Baldanzi è un giocatore molto interessante. Noi lo stiamo scoprendo, l'abbiamo visto con l'Empoli, e ha lavorato molto bene, secondo me, soprattutto l'anno scorso. Ed è un giocatore che, quando il livello si avvicina un po' a quello che era l'Empoli, ovviamente l'Udinese è più forte, però diciamo che quando si abbassa un pochino il livello da big a una squadra di centroclassifica, lui è un giocatore che si dice possa, qui a Roma si dice sì, ma può giocare Baldanzi, perché comunque con l'Udinese o anche con il Lecce può giocare Baldanzi. Poi in realtà non è sempre vero, perché Baldanzi a Lecce ha faticato. È un giocatore che, da un punto di vista tecnico e tattico, assomiglia tantissimo a Dybala. Forse è meno, allora sicuramente è meno geniale di Dybala, sicuramente è un giocatore che deve ancora maturare e crescere, però gli assomiglia nelle movenze, lo vedrete anche nel modo che De Rossi ama, nel modo in cui De Rossi ama attaccare. È un giocatore che va a prendersi il pallone, parte dalla destra, dal centro-destra, con il piede mancino va a cercare anche il tiro. È un giocatore anche di, in teoria, oltre che di inserimento, è anche uno che può darti l'assist. Quindi è chiaro che da quel punto di vista, proprio perché la Roma sa che da quel lato l'Udinese ha qualche carenza, come l'Udinese sa che la Roma ce l'ha a destra, anche se non è detto che poi, insomma, io credo che Celic riposerà a quel punto, se non ci sarà Karsdorp ci potrebbe essere Christensen, almeno questo si augurano i tifosi della Roma, perché Karsdorp ultimamente è stato, insomma, veramente il fumo negli occhi. Però dicevo, da questo punto di vista, diciamo che dal lato destro della Roma, e quindi sul lato sinistro dell'Udinese, magari ci sarà un abbassamento della qualità, se vogliamo, senza mancare di rispetto a nessuno, però sarà un duello più forse più paritetico rispetto a magari Christensen Dybala. E vi aggiungo un'altra cosa, che per ora De Rossi non ci ha mai sorpreso, e ha fatto le cose semplici dicendo: non c'è Dybala, gioca a Baldanzi. Domani sapremo un pochino meglio, perché la Roma si trasferisce a Monza per fare questo mini ritiro, anzi si è trasferita oggi. Io credo che ci sarà sicuramente qualche sorpresa nella formazione. Per esempio mi aspetto Zaleski, però è anche vero che Zaleski, Baldanzi, Lukaku, per esempio, è stato l'attacco di Lecce che non ha funzionato per niente, quindi ho dei dubbi ancora. Magari nei prossimi giorni vi scrivo anche un messaggino prima di domenica, certo, per capire
come cambia. Come cambia, e abbiamo detto che sarà una partita particolare, no? Quindi arriviamo un po' al dunque, no? Che partita ti aspetti in generale, non solo dalla Roma, proprio come sarà un po' il canovaccio della partita, e poi noi facciamo sempre questo giochino, qual è il tuo pronostico, ecco. Allora, guarda, il tipo di partita, mi aspetto una Roma, anche sentendo le parole di De Rossi, che cerchi di debellare, uso questo termine, il mal di trasferta, okay, che la Roma ha avuto prima dell'arrivo di De Rossi, perché in partite come questa la Roma ha fatto fatica con Mourinho, tanto andava a prendere anche delle batoste l'anno scorso a Bologna, per esempio, anche quest'anno stesso a Bologna, quando il Bologna non era ancora il Bologna così forte, insomma. E De Rossi ha cercato di mettere un po' a posto, perché è andato a prendersi i punti a Monza. La squadra ha sbagliato la partita di Lecce, quindi qualche dubbio ce l'ho sotto l'aspetto mentale, mm-hmm, e un po' anche psicologico, perché un po' anche fisico, perdonami, perché la squadra comunque, anche se dovesse cambiare qualche giocatore, comunque la fatica di chi è stato in partita anche a Milano si farà sentire. Però mi aspetto che la Roma cercherà di tenere palla, di fare gioco, come ha fatto ieri col Milan. Cioè, se voi pensate che la Roma è andata a Milano, a San Siro, a dettare legge, a tenere il pallone, poi sì, certo, anche un po' concesso e rischiato, mi aspetto che lo faccia anche con l'Udinese. Se non lo fa, vuol dire che c'è, appunto, come ha detto De Rossi, non c'è stata la crescita. Mi aspetto che l'Udinese dia il fritto, come dicevo, a Roma, una squadra che comunque è una squadra che ha bisogno di punti, è una squadra tosta, ha delle buonissime individualità, e poi io credo che sia sempre difficile venire a giocare a Udine. L'anno scorso ci ricordiamo quello che è successo, quindi credo che la Roma deve stare molto attenta e giocherà anche con un minimo di pressione, perché tu giustamente dicevi la Roma cerca punti importanti perché vede la Champions. La pressione c'è, è un momento delicatissimo, perché stiamo vedendo che l'Atalanta, che è una concorrente della Roma per la Champions, per il quinto posto, è andata ad Anfield a sbancare lo stadio del Liverpool, quindi bisognerà vedere che cosa farà anche l'Atalanta in campionato, cosa succederà anche al Bologna, che aveva perso punti a Frosinone. Quindi è un momento davvero delicato, dove la minima mancanza di concentrazione può portare veramente a dei danni, anche se devo dire che l'ultima giornata, con la vittoria nel derby e i punti persi dalle due concorrenti, è stata una giornata estremamente positiva, che ha rilanciato la Roma. E vi dico un'ultima cosa, la Roma con queste due vittorie, derby e Milan, sono state due vittorie abbastanza cristalline, devo dire, è una squadra che ha una fiducia che potrebbe anche colmare il gap eventualmente psicofisico, mm-hmm, di cui parlavamo. Certo, vola sull'aria di entusiasmo, però non ti sei sbilanciato con un pronostico, eh? No, il pronostico, guarda. No, perché è un giochino che facciamo con tutti, quindi andiamo a raccogliere. No, te lo faccio. Vai. Guarda, io credo che la Roma, mi dispiace per voi, ma credo che la Roma che ho visto ieri e che ho visto al derby è una Roma sicura che può venire a prendere i tre punti. È ovvio che questa, e ti potrei dire, guarda, che li può prendere anche se l'Udinese venderà a cara la pelle, li può prendere anche di misura, come li sta prendendo ultimamente queste vittorie. Però te lo dico anche facendo anch'io dei gesti scaramantici, ma la Roma ci ha abituato anche a quelle partite, perché poi il gruppo alla fine, ragazzi, è lo stesso, cioè, se metti Lukaku è un po' il gruppo dell'anno scorso. La Roma ci ha abituato anche a delle brutte figure, a delle partite brutte, che con De Rossi no, oggettivamente con De Rossi no, però poi i giocatori sono quelli, quindi ovviamente mi auguro di no dal mio punto di vista, però insomma c'è il rischio anche di un... Io guarda, fosse, ecco, se fosse una schedina, mi giocherei un 1-2. Bravo, non sul pareggio. Gabriele, velocissimamente, perché io sono sempre stato... parte fan di Totti, ma questo lo sai già, quindi simpatizzante per forza della Roma, ma estremamente fan di José Mourinho. Ti aspettavi che dopo Mourinho la Roma andasse meglio? No, onestamente no, ma non tanto, o meglio, allora, quest'anno sì, perché la Roma di Mourinho di quest'anno non era la Roma di Mourinho dell'anno prima. La Roma di Mourinho, secondo me, è finita a Budapest con quella...
sconfitta, poi per carità sicuramente anche molto decisa da episodi arbitrali e quant'altro, ma insomma io credo che in quella serata Mourinho e la squadra sono rimasti insieme come si rimane insieme alla fine, si trascina una storia d'amore. Mourinho è un martello che più di due stagioni secondo me difficilmente, non soltanto con una squadra, ma proprio difficilmente in un ambiente, anche con i dipendenti, lasciatemi dire, di Trigoria, no? Quelli che ne so, anche con il magazziniere, è un martello e quindi difficilmente dura di più, perché spreme, non è perché magari qualcuno gli gioca contro, ma semplicemente perché spreme, quindi la motivazione manca. E quindi non mi aspettavo che all'andata via di Mourinho ci fosse una così rapida risalita, ecco, questo non me l'aspettavo assolutamente. Però la speranza ce l'avevamo perché, sai, De Rossi conosce bene la piazza, è un futuro allenatore che si dice molto meticoloso, ci raccontano da quello che ci risulta anche, è uno maniacale sul calcio, quindi anche un po' in questo senso, consentitemi la battuta, spallettiano, e voi lo conoscete bene, Luciano. Io quindi penso che la società, al di là della scelta di piazza che ha fatto per sopperire a Mourinho, ha messo uno che per forza di cose nessuno poteva contestare, ha fatto una scommessa, e noi qui a Roma ci siamo detti, ma chissà che per una volta non ci vada bene a noi come è andata bene, non lo so, a Fabio Capello quando ha preso il Milan che non era nessuno, piuttosto che allo stesso Carlo Ancelotti, cioè all'Allegri di turno per esempio, che ha preso subito una grande squadra dopo il Cagliari e ha fatto il massimo. Ecco, questo noi abbiamo detto, per una volta speriamo che il destino sia favorevole, e in questo caso finora in queste 16 partite non ci possiamo lamentare, speriamo, ma non domenica. No, ma tra l'altro sapete, noi abbiamo questo bel rapporto, no, tra Roma e Udinese che conserviamo sia a livello di tifo ancora sia insomma, si c'erano un po' di tifosi anche friulani ieri a Manforte, ecco, San Siro. Sì, ho saputo questa cosa, poi me la spieghi meglio magari. Comunque, ecco, insomma, è una squadra alla quale, se non ci fosse questa acqua alla gola per la Champions, il puntarello glielo darei volentieri, francamente. Te lo dico, noi da romanisti ce ne abbiamo veramente pochi di gemellaggi, quindi teniamocelo stretto. Pari e patta, dai. Va bene, grazie, grazie Gabriele. Non so se ci sarai, in caso ci vediamo domenica. No, domenica. Riposi. Bravo. Da Roma al lavoro, ma da Roma. Benissimo. Un abbraccio. Un saluto e un abbraccio a Gabriele Fasan, il romanista. E continuiamo, Ale, continuiamo, perché insomma abbiamo ancora qualcosina da dire. Prossimi impegni, no? La nostra slide. Roma e Verona. Non so se mi vorrei chiedere quanti punti. 4? Io ho fatto un azzardo scorsa settimana, sì. Non so se te lo ricordi. Tu hai detto 6 punti, no? Io ho detto 6 punti in aprile. È già fallito, eh? Cioè, quindi non è che 7 punti in aprile? No, io ho detto aprile, Inter, Roma, cioè aprile senza contare il Sassuolo perché c'era già stata. Quindi Inter, Roma, Verona e Bologna, ho detto l'Udinese secondo me perderà solo con il Bologna. Ok. Ci sono andato vicino perché poi dopo con l'Inter per poco, per 2 minuti non perdevamo, però secondo me c'è la possibilità di far punti, soprattutto perché basti pensare a un Atalanta, tutti a esaltare l'Atalanta, che giustamente, perché ieri io non ho visto Milan-Roma, io ho visto Liverpool-Atalanta e ho fatto bene a scegliere Liverpool-Atalanta, e ieri c'è stata una partita stupenda, ma proprio stupenda da tutti i punti di vista, però veniva da una sconfitta col Cagliari, quindi in questo momento del campionato, paradossalmente, per le piccole devi lasciare qualcosa, no, per le piccole è più facile giocare con le grandi che con quelle. Lecce Empoli è molto più difficile sia per il Lecce che per l'Empoli, piuttosto che Sassuolo ospitare in casa il Milan che deve fare turnover per provare a ribaltare il risultato all'Olimpico con la Roma. Per quello dico, secondo me c'è possibilità di far punti. Con l'Inter ci siamo andati vicini, con la Roma, col fatto, come ha detto lui, Dybala sì, Dybala no, uno anche tra Pellegrini e Paredes potrebbe riposare, c'è possibilità. Uno sguardo alla classifica prima di lasciarci ti fa ben capire che servono punti. Questo sarà il prossimo, non di un turno, non di grandi scontri diretti, no? Mi pare in generale di salvezza, di in generale no, giù c'è Lecce Empoli, c'è Lecce Empoli
Poi il Napoli va, il Frosinone va a Napoli, l'Udinese ospita la Roma, il Cagliari ha il adesso mi chiedo uno sforzo di memoria con no il Cagliari ha allora il Verona ha il no il Genoa, il Genoa se la gioca su, prendi il coso Cagliari che se la gioca con l'Inter, Cagliari Inter, ecco Inter, bravo Cagliari, Cagliari Inter Cagliari, il Sassuolo ospita il Milan. E il Verona dovrebbe giocare con l'Atalanta a Bergamo. Verona, Atalanta, Bergamo, lunedì. Quindi è un bel weekend, perché paradossalmente chi di queste, come è successo al Cagliari la scorsa giornata, chi di queste fa punti con le big, scappa il Cagliari, perché non c'è in questa slide, perché ha 30 punti. Sì. È molto semplice, è l'unico che ha fatto punti con le big, con l'Atalanta ha vinto, e le altre invece erano lì. Quindi paradossalmente c'è la possibilità di dare un bello slancio, ovvio che quel 4 bisogna cambiarlo prima o poi, perché è stancato. Bellissime tutte e quattro le vittorie, una più bella dell'altra. Sì, io ho la mia preferita, che rimane quella col Bologna, però sono state belle tutte, sono state veramente belle tutte. Però sai, se diventassero 5 non farebbe male. Sì, no, occhio che se diventano 17 pareggi è record negativo storico nella Serie A dall'era dei tre punti. Quindi diventerebbe un record negativo storico, che però è sempre meglio che perdere, perché un punto con la Roma aiuterebbe a muovere la classifica. Bene, pronostico, dopo chiudiamo il giochino dei pronostici. Io sono fiducioso e dico... Se prendiamo gol poi andiamo in pappa, quindi dico 1-0, segna Luca. Con che convinzione, mi è piaciuto, cattivo. No, basta, perché ho detto, se prendiamo gol non reagiamo. 1-0, segna Luca. Mi piace molto il commento di Filippo, il pronostico di Filippo, cioè un gol di successo al 75esimo. Che noi avevamo preparato la slide, bocciatura per Success. No, è che il discorso è molto semplice, no? Infatti cominciano ad arrivare i commenti divertenti su Success, ma il discorso è molto semplice. Parliamo di un ragazzo che nell'unica partita in cui manca Luca, manca Davis, manca Brenner, non entra in campo. Non dico parte di non entra proprio in campo. Questo fa capire che non è più un giocatore considerato utile alla causa. Ecco, è brutto da dire, però purtroppo capita nell'arco di una stagione che ti accorgi che qualcuno magari ti può servire, qualcuno no, e se pensi di mettere Boselli seconda punta piuttosto che Success negli ultimi minuti, un motivo ci sarà, e il motivo è proprio questo. Vabbè, purtroppo... io ti dico, per chiudere velocemente il discorso Success, è giusto che parta Luca titolare per quello che Luca ha dimostrato, e anche perché poi se... parte che non può rubare il posto a Luca, no. Ma non lo facciano giocare anche seconda punta, perché se Luca succede qualcosa non abbiamo nessuno, sei costretto a far giocare veramente Boselli punta. Ma va bene. Di nuovo. Ma io ti faccio una domanda. No, non perdiamoci. No, ti non faccio una domanda per chiuderlo. No, ma per chiudere, perché che ovviamente poi dopo escono fuori i discorsi in generale, anche su cose che sono successe contro lui e Cioffi. È chiaro che da fedelissimo a non giocare con la Roma quello che è successo. Però diciamo che dal rigore sbagliato con l'Atalanta in poi è tutto in calando. Conta molto anche l'atteggiamento, no? Sì. Ecco, io è chiaro che ha dato dei segni di ripresa solo e quando è entrato contro il Toro, ma partita completamente già chiusa, o nell'amichevole che si fece col Padova. Vabbè, ma non è ancora racconto. Però è chiaro che non c'è essendo... stato granché di successo che... da mesi ormai. È chiaro che non si gioca. Allena discretamente, quindi se uno mi dice si allena discretamente vuol dire che non si allena bene. Se è la tua occasione di giocare, perché finalmente Luca non potrà per squalifica con la Roma, e in quella settimana lì dove dovresti spaccare il mondo, il tuo allenatore dice in conferenza stampa che ti sei allenato discretamente, che vuol dire che ti ha fatto un favore, per non dire altre parole, allora motivo, Ciccio te le cerchi. No, mi spiace per il ragazzo, però giustamente si va avanti, bisogna fare anche altre scelte. Andiamo in questo momento. Pronostico, io dico 1-0 e poi chiudiamo. Io rimango del mio pronostico iniziale, quindi secondo me si perderà solo col Bologna, tra Roma, Verona e Bologna, perché Inter ormai mi è andata male, dico 1-1, l'Udinese prende gol, perché in questo momento purtroppo non siamo così solidi difensivamente da riuscire a tenere 90 minuti, però riusciamo anche a segnare. Io penso che Roma farà molta fatica, parlava prima Gabriele di evitare Lecce, sarà simile a Lecce, però riusciremo secondo me a sfangarla con un punto, dico 1-1. Bene, ci vediamo domenica allo stadio. Così. Sì. Chiudo, basta. Non, abbiamo sprecato tante parole. Parole al campo. Parole al campo, vi aspettiamo numerosi. Ci vediamo domenica. E cerchiamo di sostenere
prima delle due trasferte di aprile, perché poi dopo per un po' non vedremo più l'Udinese in casa. Ciao a tutti, ciao!